Johnny Cup, presente anche Armani Milano in versione mini, ovviamente campione in Italia. Innanzitutto, come mai a Locri? Allora, a Locri perché siamo stati chiaramente invitati, quindi ringrazio sicuramente tutta l'organizzazione per questa opportunità. Già l'anno scorso c'era stato il tentativo di portarci qua, non è chiaramente facile perché è una trasferta molto lunga, però quest'anno ci siamo riusciti e siamo molto, molto contenti di esserci. Il giorno purtroppo è saltato tra virgolette, anche se c'è stata una bellissima giornata in compagnia di Da Move. Adesso finalmente pallacanestro per questi ragazzi che hanno tanta voglia di fare. Sì, è stata molto brava sicuramente l'organizzazione, perché purtroppo non si può comandare alle condizioni meteorologiche, ma l'organizzazione è stata veramente brava nel riuscire ad attuare un piano B. È stato molto bello comunque svolgere la presentazione anche se al chiuso con tutte le squadre presenti. I Da Move li conosciamo bene perché sono anche dalle nostre parti, per cui li abbiamo spesso visti esibirsi, per cui direi tutto molto bello. Ovviamente all'interno di questa manifestazione arrivano di anno in anno selezioni, arrivano da tutta Italia, da tutte le regioni, e c'è tanta curiosità nel capire come arrivano le mini scarpette rosse così grandi, così strutturate. Vederle in campo è veramente uno spettacolo per come si passano la palla e per come giocano insieme. Sono i primi passi, ma quanto lavorate ogni settimana su questo gruppo? No, sicuramente siamo una realtà un po' differente dalle altre, perché i nostri bambini arrivano da un percorso di selezione, quindi non tutti i bambini possono far parte del nostro mini basket. Il nostro mini basket nasce da 5 anni, quindi è molto giovane. Abbiamo solamente 3 squadre, Esordienti, Aquilotti e Aquilotti, e niente, sono i primi passi nella pallacanestro, che chiaramente è mini basket, non è pallacanestro, per poi affacciarsi invece nella pallacanestro, quella dei grandi. Sì, siamo un po' fisicamente più grandicelli degli altri, perché comunque è il primo aspetto che consideriamo nel momento in cui andiamo a osservare un bimbo, è sicuramente l'altezza. Però questo gruppo in particolare 2007 è un gruppo composto da 21 bambini, qua ne sono stati scelti 12, ma ce ne sono anche altri fisicamente magari di taglie diverse, ma non per questo motivo meno bravi. La pallacanestro è uno sport sicuramente che mira all'alto, ma i giocatori di pallacanestro sono sia bassi che alti, non c'è differenza. Di che numeri di reclutamento parliamo? Quanti bambini si avvicinano all'Olimpia Milano in fase di preselezione? Allora, noi tendenzialmente tutti gli anni nel mese di settembre facciamo un paio di settimane in cui organizziamo delle giornate aperte dove andiamo un po' a visionare le 3 annate che ci interessano. Mediamente vengono 120-150 bambini in totale e niente, andiamo dove ci serve, andiamo a formare dei gruppi da 15-16 bambini, mentre dove abbiamo già dei gruppi formati andiamo a integrarli con altri bimbi che possono essere validi all'interno dei nostri gruppi. Buona permanenza, buon torneo ovviamente, e ci vediamo prestissimo. Grazie, grazie mille a voi per tutto.